Amici di tuttobari.com, buonasera. Buonasera subito a Tiziano che lo vedo con Non me un sorriso l'aspettavo, ma smagliante. Sei piccolino perché mi volevo prendere un attimino la scena. No, scherzo. vai, fatto bene, Volevo fatto bene. innanzitutto buonasera, come avevo già detto. Bari, Virtus Francavilla 4-1, una grande vittoria da parte dei biancorossi che hanno steso appunto al San Nicola nel derby contro la Virtus Francavilla per 4-1, doppietta di Marras, doppietta di Antinucci, un Bari che soprattutto nella ripresa ha davvero messo, come dire, la marcia giusta e ha avuto la meglio di un avversario che nel primo tempo, Tiziano, e qui ovviamente subito ti coinvolgo e ti faccio diventare un pochettino più grande. Aveva messo, ecco, un attimino in difficoltà il Bari, pareggiando all'iniziale vantaggio proprio a firma di Antenucci, subito il pareggio, un primo tempo che si era concluso sul risultato di parità, le solite incertezze sulla prestazione degli uomini di Autieri che nella ripresa, come detto, hanno messo il turbo vincendo meritatamente 4-1. Buonasera a te Andrea, buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano. Sì, hai già detto praticamente Ho dovuto sintetizzare. l'analisi perfetta, perché sì, primo tempo non abbiamo giocato, però chiaramente abbiamo subito qualcosina da parte del Francavilla che comunque ha fatto un buon primo tempo, poi il secondo tempo non c'è stata storia, abbiamo dilagato come è giusto che debba essere, abbiamo fatto una bella prestazione, dovevamo vincere, abbiamo vinto anche con 4 gol, quindi diciamo buono per quello che sono i 3 punti e buono anche per la prestazione. Sì, sicuramente una prestazione importante che arriva dopo una settimana difficile, vissuta ad alta tensione, se posso dire Tiziano. Inutile ricordarlo, quello striscione da parte di un gruppo organizzato della tifoseria biancorossa che invita Mister Auteri, anche con toni abbastanza duri e accesi, a lasciare la panchina del Bari. Mister Auteri che subito dopo questo striscione in conferenza stampa ha cercato, ecco, di placare un attimino gli animi parlando e concentrandosi appunto sul campo. Oggi dal campo, Tiziano, sono arrivate risposte importanti, vero? Soprattutto per il nuovo acquisto Rolando, che si è dimostrato, diciamo, la pedina che serviva, un buon esterno che spinge, che sa saltare l'uomo. Quindi il cambio, diciamo, sulla fascia sinistra è stato quantomeno azzeccato. Ho visto anche Sarzi Putini che per quei pochi minuti che è entrato, comunque è entrato anche col piglio giusto. Quindi, secondo me, se arriva un attaccante, speriamo che arrivi un attaccante che come si deve. Abbiamo sistemato un pochettino quelle lacune che avevamo. Chiaramente in attesa di un difensore che stiamo aspettando, però non penso che la difesa abbia così demeritato oggi. No, la difesa non ha demeritato, sono d'accordo con te, anche se in occasione del gol, ecco, un Certo, po' troppo assolutamente. morbidi, però è chiaro che se nel calcio funziona così, se le difese, ecco, ogni tanto non sbagliano qualcosa, ovviamente gli avversari non possono segnare, stesso dicasi per gli attaccanti del Bari che invece oggi, soprattutto nel secondo tempo, sono andati a nozze. Vedi Antenucci, ma vedi anche Marras che aspettavamo in un certo senso, perché nelle Marras, ultime settimane, ecco, avevamo sottolineato certo. la mancanza realizzativa di Marras. Guarda, Marras mi è piaciuto veramente tanto per grinta, per aggressività, era su tutti i palloni, ha dato una mano anche in fase difensiva. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fraseggio che hanno avuto lui e Antenucci, si sono spesso scambiati i palloni con delle belle triangolazioni. Guarda, ho visto una bella partita, ho visto finalmente un Bari che dovrebbe essere così, diciamo, anche fuori casa. Domenica scorsa avremmo dovuto fare una partita del genere, però giustamente mancavano Di Cesare, Ciofani, eccetera, eccetera, quindi magari abbiamo avuto quella pecca. Però oggi, siccome abbiamo iniziato il girone di ritorno, iniziando come quello di oggi, io sono fiducioso. Sì, no, non poteva certamente iniziare meglio il Bari che ricordiamo anche il girone d'andata lo aveva incominciato allo stesso modo, vincendo fuori casa contro la Virtus
Francavilla. Adesso invece andiamo direttamente allo stadio San Nicola, dove c'è per noi Gianmaria De Candia. Buon pomeriggio Gianmaria. Buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti. Ciao Gianmaria. E sentiamo un po' da Gianmaria De Candia, dallo stadio, quindi le sensazioni che questa partita, questa vittoria importante, Gianmaria, dicevamo con Tiziano, un successo sicuramente importante che rilancia quantomeno gli umori, ecco, se non dico le azioni, quantomeno gli umori di un Bari che in settimana ha vissuto giorni poco sereni. Sì, sì, assolutamente. Diciamo, questa prestazione riscatta completamente la partita di Biceglie, dove il Bari ha oggettivamente deluso, mentre oggi si è vista una buona squadra, nonostante comunque un primo tempo molto combattuto, Francavilla che ha tenuto bene il campo, però c'è da dire che poi il Bari alla lunga è uscita, e inizio ripresa ha fatto la differenza, infatti il Bari poteva anche segnare più gol, e diciamo che tra virgolette si è un po' fermata verso la seconda metà della ripresa, perché poteva sicuramente infierire sull'avversario che era ormai al tappeto. Sicuramente si è visto un gioco migliore, maggiore fluidità, soprattutto nella ripresa. Centrocampo Lolla ha fatto un'ottima partita secondo il mio punto di vista. Marras è stato veramente l'uomo però trascinatore del reparto offensivo oggi. Quando lui è in giornata il Bari si vede che ha un alto ritmo. Bene anche Candellone, che nonostante qualche errore di imprecisione, di controllo, comunque si sacrifica molto, e soprattutto lui tiene l'area di rigore, e per questo Antenucci è più libero di svariare all'esterno. Infatti i gol che comunque ha segnato sono anche frutto della libertà e del lavoro sporco di Candellone, che da questo punto di vista si è rivelato molto utile. Ecco, tu sei già andato sui singoli, Marras, Antenucci su tutti, grandi prestazioni. Marras, dicevamo anche con Tiziano, lo aspettavamo, nelle ultime settimane abbiamo quasi invocato una sua maggior propensione sotto rete, ma ecco, volevo sapere da te, Rolando, siccome prima accennavamo alla prestazione di Rolando, che magari inizialmente è sembrato un po' titubante, un po' timido, ma credo che sia inevitabile visto il debutto, durante la gara, col passare dei minuti, ha dato dimostrazione di grande corsa, grande fisicità e di essere molto pericoloso sulla fascia. Sì, sì, a mio parere è uscito molto bene alla distanza, dopo comunque un avvio comunque tranquillo, perché la partita inizialmente era bloccata. Ha fatto secondo me una buona prestazione, ha sbagliato sicuramente in occasione del gol nel Francavilla, però offensivamente un giocatore da questo punto di vista che si è dimostrato ampiamente affidabile, anche nelle incursioni, nella qualità della manovra ha fatto bene, anche la trazione al gol, però per la conclusione l'arbitro ha fischiato il fuorigioco. Secondo me è promosso, visto che comunque essendo la prima prestazione, l'esordio assoluto, non era facile comunque inserirsi in un contesto arrivato comunque da pochissimi giorni, in un contesto comunque complicato che è come quello dello schema, lo scacchiere tattico di mister Auteri, che è ben preciso, molto dogmatico e pragmatico sui movimenti e tutto quanto. Quindi secondo me Rolando ha dimostrato di essere un buon innesto, e potenzialmente ci sono tutti i margini per poter migliorare la prestazione odierna, che comunque è più o meno sufficiente. Non so se Tiziano ha qualche curiosità da soddisfare, approfittando. Guarda, di Gianmaria. Guarda, la curiosità, Gianmaria, la dico perché ci sono anche degli amici che l'hanno chiesto. E come mai Auteri durante il secondo tempo si è accomodato in panchina lasciando il posto a Caccioli? E questa è una mia curiosità, però vedo che anche qualche amico lo sta chiedendo. No, certamente, anche noi l'abbiamo notato. Ovviamente dalla tribuna non abbiamo capito il motivo, però sì, sicuramente è rimasto tutto il tempo, tra virgolette, in panchina. Il mister Caccioli invece si è sgolato ampiamente anche nel finale per garantire un miglior possesso palla. Tuttavia nel primo tempo si era fatto comunque sentire, diciamo che nella ripresa l'unico momento in cui mister Auteri è intervenuto è stata quella scaramuccia tra Marras e l'allenatore Trocini del Francavilla in occasione dell'ammonizione all'80esimo del suo giocatore, che Marras aveva richiesto, e Auteri aveva invitato il mister avversario a non parlare con i calciatori, però solo in quel momento, tra virgolette, è apparso dalla panchina. Tutto la restante parte del secondo tempo è rimasto comunque seduto e ha fatto fare comunque il lavoro, tra virgolette, sporco a Caccioli. Approfittando sempre di Gianmaria, Montalto, e affacciandoci anche un po' al discorso mercato che cercheremo di affrontare successivamente, è rimasto in panchina. Tu, certo, che la settimana scorsa, ecco, con te parlavamo proprio in ottica di mercato, di un Montalto ancora indeciso, che sembrava aver rifiutato, ecco, o meglio, ha rifiutato il Pescara, sembrava voler restare a Bari, ma invece mi sembra, Gianmaria, che si sia un attimino promesso alla regina. Sì, sì, quello di oggi è un chiarissimo segnale, un po' come è stato in precedenza quello di Simeri, che comunque nelle scorse partite non ci sono neanche in campo, sebbene fosse a disposizione.
quindi Montalto si può giudicare effettivamente un giocatore in uscita che quasi certamente lascerà Bari, e oggi è l'ennesima dimostrazione, perché comunque in caso contrario sarebbe sicuramente entrato, o addirittura a mio modesto parere avrebbe già giocato dall'inizio se non fosse per queste voci di mercato, perché al posto di Candellone oggi poteva essere tranquillamente lui, e questa scelta ha dimostrato il fatto che comunque ormai Montalto possiamo definirlo un giocatore effettivamente in uscita, e quest'ultima settimana la situazione si dovrebbe sbloccare in tal senso. Ringraziando Gianmaria, però prima di lasciarlo, Gianmaria, volevo condividere con te quest'altra riflessione con lo stesso Tiziano, quindi sono curioso di sentire la vostra opinione. Candellone, oggi Candellone ha giocato un po' a sorpresa dal primo minuto, perché se è vero che Montalto è rimasto in panchina per ovvi motivi, ci si aspettava una chance forse per Citro, ha giocato Candellone a sorpresa. Una prima parte di gara, io ecco, voglio parlare di Candellone, perché anche Candellone in queste ultime ore è un nome che si sta facendo in ottica mercato, in ottica uscita di mercato. Ha giocato una ripresa secondo me decorosa, con il solito impegno, e devo dire che mi è piaciuto molto, seppur nelle intenzioni, come dire, l'aspetto tattico, ovvero i movimenti che Candellone, Marras e Antenucci proponevano in fase di ripartenza. Quindi un Candellone che dava molta profondità, un Candellone che sembrava fare al caso di Antenucci e Marras. Gianmaria. Sì, assolutamente. Come dicevo prima, Candellone potrà anche non sembrare bellissimo in mezzo al campo, perché diciamo non è molto elegante nel dribbling, magari nella conclusione, però è un giocatore molto utile al contesto squadra, e quindi anche oggi questo è emerso, perché comunque sia nei movimenti ma anche nel lavoro sporco, nel proteggere la palla a spalle alla porta, cosa che magari Antenucci in questa fase della sua carriera fa di meno, e appunto nel creare spazio e profondità alla squadra, un'alternativa in più, visto che questa cosa spesso al Bari manca, perché se gioca come si gioca Antenucci centravanti, la profondità centrale non si ha mai, si ha una profondità laterale grazie all'inserimento di Marras, ma soprattutto Dursi. E siccome oggi Dursi non c'era, questa profondità è stata proprio regalata al Bari grazie appunto al movimento e al tanto lavoro sporco di Candellone, che comunque ha fatto una prestazione sufficiente. Diciamo che probabilmente è più utile alla squadra che a se stesso come prestazione, questo si potrebbe dire. Però la cosa che volevo evidenziare oggi è che l'atteggiamento della squadra nel complesso è stato migliore, sia come impatto ma anche proprio come gestione della manovra, della palla, del creare la, tra virgolette, l'occasione, la profondità, anche dovuto al fatto che il Francavilla non è stata una partita dove si è arrancata dietro come magari ha fatto il Bisceglie, ma ha cercato di sfidare il Bari anche dal punto di vista tattico, e questo poi tra virgolette si è rivoltato contro, perché il Bari negli spazi oggi è veramente volato. Tiziano? No, indubbiamente Candellone magari non farà 30 gol, magari non farà nemmeno uno, però è un calciatore che non si risparmia mai, fa sportellate con chiunque, e oggi secondo me ha dato tanti spazi sia a Marras che a Antenucci. Infatti non a caso ci sono stati due doppiette, vabbè, togliendo il rigore, però sì, ho visto Candellone magari funzionale più per dare spazio a Marras e Antenucci che per se stesso, come giustamente diceva Gianmaria. A me non dispiace, comunque ha 23 anni, comunque gioca con una squadra dove magari avremo bisogno di un calciatore pronto come lo era, diciamo, Montalto, però è un calciatore che secondo me ha margini di crescita. Non ci dimentichiamo che 1,90 m, magari il dribbling non gli viene facile, e quindi magari è più il calciatore che dovrebbe fare sportellate e dare possibilità agli altri di segnare. Non sarà il pupillo di noi tifosi, però poverino, è calciatore del Bari per ora, 23 anni, diamogli un po' di tempo, chissà, speriamo. Assolutamente, poi tra l'altro si parla sempre di attaccamento in un certo senso alla maglia, e di sacrificio. Candellone in campo incarna comunque questi valori, è un giocatore che non si risparmia, e credo che magari con un po' di fiducia, perché poi non dimentichiamo, è vero che l'anno scorso ha guadagnato la Serie B con il Pordenone, ma è pur vero, con tutto il rispetto, che giocava a Pordenone. Sappiamo cosa significa giocare a Bari, sappiamo quanti giocatori si scottano in un certo senso giocando a Bari, giocatori che tra l'altro sembrano come dire giocatori destinati a restare per sempre, poi vedi Simeri invece vanno via, quindi stare a Bari non è mai troppo semplice. Detto questo, io ringrazio Gianmaria De Candia per il preziosissimo contributo dallo Stadio San Nicola, ci vediamo presto Gianmaria.
Grazie a voi, buona serata a tutti. Maria, scusa, ti voglio salutare anche io, però Michele Reticelli, che lo saluto, dice che adesso in una, diciamo, Autieri ha riferito in un'intervista che ha avuto un mal di testa, ecco perché si è seduto in panchina, quindi giusto per concludere. Di cronaca. Grazie. Ciao Gianmaria. Grazie a Gianmaria, sicuramente essendo lì sul posto Tiziano avrà modo di accertarsi delle condizioni del mister che, lo ricordiamo, ha passato una settimana, forse Tiziano la settimana più delicata della sua carriera, perché innanzitutto Bari per lui, ecco, non voglio dire che rappresenti un punto di arrivo assoluto, ma sicuramente è un appuntamento fondamentale per la sua carriera, e dopo quello che è successo in settimana non avrà vissuto benissimo questa vigilia. Dobbiamo dire che invece è riuscito a preparare bene la partita, perché poi il risultato si riflette. In buona sostanza, quando perde il Bari è giusto tirare, come dire, non dico le pietre, ecco, ma qualche critica verso il tecnico. Quando vince è giusto rimarcarlo. Sì, è giustissimo, però noi siamo proprio l'estremo, no? Noi tifosi, soprattutto i tifosi del Bari, siamo estremisti, nel senso che se perdiamo siamo disfattisti, se vinciamo magari esageriamo con i complimenti. Io domenica scorsa ero arrabbiato per delle cose che sono state dette. Ci sta, sì, abbiamo vinto una partita difficile, io sono stato felicissimo per i 3 punti, però quando magari ti senti colpevolizzare un mister che magari voleva difendere, perché poi la conferenza l'abbiamo sentita tutti, no? Diamogli pure un pizzico di fiducia, se realmente quello che ha detto è vero, che voleva prendersi tutte le colpe, magari lasciar stare la squadra così com'è, è veramente scandaloso andare a buttare tutto questo fango addosso, ma a maggior ragione per una vittoria. Avessimo perso 3-0 ci stava la critica, l'esasperazione, però fino a quando si vince una partita così male, una partita bella come quella di oggi, non ci dimentichiamo che anche con la Turris avremmo potuto vincere anche 4-0, perché abbiamo avuto veramente tantissime occasioni. Secondo me dobbiamo essere un pochettino più ponderati e andare avanti e sperare soprattutto che qualche passo falso della Ternana, che continua a non fermarsi, in Europa è l'unica squadra imbattuta, quindi ricordiamo che tra l'altro non abbiamo ricordato, ma sicuramente quanti ci seguono non hanno bisogno di esserlo ricordato, che la Ternana ha vinto contro la Viterbese per 1-0. Mi dicono, perché non ho seguito la partita della Ternana, che gli Umbri abbiano anche sofferto, soprattutto nella ripresa, ma che hanno portato a casa un risultato fondamentale per il loro primato, continuano a marciare a ritmi insostenibili o quasi, visto che il Bari prova a restare aggrappato. Un Bari che, tornando al discorso della prestazione odierna, è per mantenere, ecco, un briciolo di coerenza, devo dire che continua a non convincermi, nel senso, e cerco di chiarire, oggi benissimo, ha sfruttato quello che c'era da sfruttare, un avversario che ha permesso, ma questo non deve essere un demerito del Bari, ha permesso al Bari di esprimersi al meglio, concedendo quegli spazi che una squadra come quella di Autieri ha bisogno per partire veloce anche in contropiede. Però ecco, un Bari che adesso, ripeto, va ricordato, ha lasciato parecchio a desiderare. Non in tal senso, ecco, dal mercato potrebbero giungere ancora delle novità. Abbiamo parlato di Montalto, che Tiziano, te ne devi fare una ragione, purtroppo ci lascia, va a Reggio. Guarda, io purtroppo ho fatto il callo, nel senso che io seguo il Bari veramente da piccolo, 42 anni, forse avevo 2 anni quando ho iniziato a guardare il Bari, quindi ho fatto il callo su tutto quello che abbiamo potuto vivere a Bari, tra cessioni, calciatori che ci hanno tradito con le partite vendute. Quindi a me, io non mi leggo più un calciatore, io voglio il bene della squadra. Se Montalto va via, al posto di Montalto viene un altro calciatore, chi che sia, che si può chiamare anche Allora, Andrea Di Paolo. Ti posso Se ci dire che dà se una va mano, via. fammi No, sì. concludere. No, nel senso che se va via Montalto, arriva un altro calciatore che ci fa andare in Serie B, chi se ne frega di Ah, beh, Montalto. sì. Cioè, Ah, sì, non vabbè. sono legato. Da questo punto di vista hai perfettamente ragione. Io ti stavo
interrompendo solo per dirti che se va via Montalto, come sembra che vada via, dovrebbe arrivare, uso ancora il condizionale perché ci sono ancora delle situazioni da limare, Pietro Cianci, che è stato tanto capocannoniere della Serie C, è il capocannoniere in carica del girone C di Serie C, che è un barese puro sangue, un ragazzo di 24-25 anni, adesso non ricordo, non sono bravissimo con questi aspetti, ma un ragazzo giovanissimo che si sta mettendo in mostra in questo campionato, che il Bari ha inseguito in estate, dopo Natale, lo ha tra virgolette abbandonato nelle settimane scorse per poi tornare alla carica, ha convinto il Teramo, ha convinto anche il Sassuolo, che ha una sorta di diritto di recompra, certo, sul giocatore. Restava da sistemare la faccenda potenza, che non sembrava, ecco, così propenso a lasciar partire il ragazzo. Il club lucano, da quelle che sono le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, si è tra virgolette convinto a far partire Cianci, sta cercando però, ecco, di trovare delle soluzioni alternative sul mercato, magari anche dallo stesso Bari, perché ecco, rimanere senza un attaccante come Cianci per il Potenza potrebbe essere un problema. Quindi ha chiesto una sorta di contropartita, o comunque la possibilità di trovare un giocatore in sostituzione di Cianci. Superato questo step, Cianci dovrebbe essere l'attaccante del Bari, e per te, Tiziano, che sei uno che ama la barisità, voglio dire, avere Cianci potrebbe essere una bella notizia. Sai qual è il problema? Che noi abbiamo sempre chiesto la barisità, e anni fa noi avremmo sperato di avere nel girone di ritorno il capocannoniere attuale. Adesso mi dicono che forse è Antenucci che ha fatto la doppia. No, infatti però... leggevo adesso nei commenti, non abbiamo aggiornato nella nostra testa le classifiche dopo i due gol di Antenucci, però ecco, è stato capocannoniere sino all'altro ieri. Però ad avere due capi cannonieri, il primo e il secondo, comunque sarebbe tanta roba, quindi io non ci penserei minimamente, non mi dispiace per Montalto, perché comunque quando ha giocato ha sempre dato tanto, però se arriva il capo cannoniere giovane, barese, e viene con la voglia di giocare nel Bari, amen per Montalto, amen per Simeri, che mi dispiace, però amen se dovesse arrivare un calciatore che si sacrifica per il Bari perché ci tiene, e continua a fare i gol che ha fatto, i 10 gol fino ad ora, tanta roba, io me lo auguro. Se vuole qualche giocatore in prestito, gli diamo Candellone, così almeno lo facciamo con potenza. Ma dai, no, non essere cattivo, cioè. No, io per amore del cielo, io non ho niente contro Candellone, però potrebbe essere un modo per far crescere un calciatore che magari nel Potenza giocherebbe titolare, e secondo me è giovane, e secondo me è di prospettiva. Io credo invece che Candellone sia incedibile sotto certi versi. Il Bari voglia tenere l'attaccante, che tra l'altro oggi ha giocato dal primo minuto e che comunque ha fatto una buona prestazione. Ci sono stati ci sono stati degli interessamenti per Candellone. Però con l'arrivo di Cianci non so quanto spazio... Mi senti? Sì, adesso sì. Mi senti? Sì, vai tranquillo. Dicevo, con l'arrivo di Cianci non so quanto ci sia poi spazio per Candellone, perché cioè, ritornando tutti gli effettivi, Dursi, Citro e Maras come esterni, Antenucci e Cianci... per carità, potrebbe anche spazio potrebbe avere Candellone. La tua ipotesi no, è sicuramente è un'ipotesi suggestiva e anche sotto certi punti di vista condivisibile. Io dicevo soltanto che da quello che ne sappiamo ad oggi, Candellone, ecco, il Bari preferirebbe trattenerlo, perché se è vero che potrebbe arrivare comunque Cianci, è anche vero che Candellone è uno di quei giocatori che può tornarti utile durante il campionato, non fosse altro perché è capace comunque di giocare sia esterno, capace di giocare in mezzo, è un giocatore che si mette, ecco, a disposizione. Sono quei giocatori che gli allenatori, tra l'altro,
sanno apprezzare. In tema di mercato, giusto così per arrotondare un po' il discorso, siamo in attesa di capire definitivamente che ne sarà di Amlili. Amlili, ecco, ha in un certo senso accettato anche l'ipotesi di restare a Bari e di continuare a giocare, Tiziano. Guarda, io questa settimana, giusto i miei dubbi, sono andato a vedere l'allenamento all'antistadio, no? Mi sono seguito tutti gli allenamenti e ti posso assicurare che in allenamento Amlili è uno dei più apprezzati da Auteri, nel senso che durante gli allenamenti Auteri gli fa tantissimi complimenti, perché veramente durante gli allenamenti Amlili dà tantissimo. Come ho visto in allenamento, e non credevo, un Dursi che poi in partita non rende quanto rende in allenamento, e ecco perché poi dico come mai mette Dursi, perché in allenamento dà veramente tanto. E ho visto un allenamento di intensità, di aggressività, e ho visto veramente un bel gruppo, scherzavano tra loro, cioè mi sono ricreduto su alcune cose che credevo guardando appunto proprio l'allenamento. E Amlili, mi dispiace, perché cioè, Amlili in allenamento fa veramente la differenza, e mi dispiace che magari gli venga preferito un bianco, per amor del cielo, bianco, però io non lo vedo, non so, te l'ho sempre detto, a me, secondo me bianco rallenta troppo la fase di costruzione. Mentre un Però diciamo, aspetta Tiziano, ecco, giusto per essere più in un certo senso più corretti, Bianco ha dei compiti, Amlili ne avrebbe altri. È vero, io sono d'accordo sul fatto di Bianco, anche oggi la prestazione di Bianco non è stata certamente esaltante, diciamo così, una prestazione sufficiente. E sono d'accordo con te che spesso purtroppo sembra addirittura, ecco, rallentare la manovra, tant'è che abbiamo Maita fuori e sperando che torni presto che torni presto, e dovrebbe tornare già dalla prossima. Amlili è un incontrista, uno che magari giocherebbe a fianco di Maita, giusto per intenderci, o al massimo in un centrocampo a tre da mezzala. E il centrocampo a tre Auteri non lo fa. Amlili probabilmente è un giocatore che nel 4-3-3 o comunque in un centrocampo a tre riesce ad esprimersi ai suoi livelli. Probabilmente è uno che è messo nei due davanti alla difesa, soffre magari quel tipo di posizione. È vero anche che Auteri, ma anche Amlili ha sempre detto che Auteri lo stima, cioè Amlili l'ha ammesso di avvertire anche la stima e la fiducia in un certo senso del mister, però purtroppo c'è da parte del mister una convinzione tale da non voler mai ricorrere ad Amlili. Detto questo, un altro giocatore in uscita è Corsinelli, per cui si sta lavorando a una serie di possibilità, e non dimentichiamoci Tiziano, poi magari mi dici qual è il tuo, tra virgolette, sogno nel cassetto, gli ultimi giorni di mercato, un mercato difficilissimo, un mercato pieno zeppo di ostacoli, di difficoltà, soprattutto economiche. Ecco, gli ultimi giorni però potrebbe regalarci qualcosa. Tu cosa immagini o cosa sogneresti? Ma sognare, ho finito di sognare un bel po', però già un arrivo di Cianci in alternativa ad Antenucci potrebbe essere una buona chiave, e mi auguro che arrivi al posto di Corsinelli un calciatore Rolando, perché oggi mi ha impressionato nel secondo tempo, perché era quel calciatore ne abbiamo sempre parlato, di un esterno che è in grado di saper saltare e di entrare in area. Oggi Rolando nel secondo tempo l'ha fatto alla grande, quindi mi auguro che sulla destra, perché oggi Andreoni non mi ha convinto, sarà che è ancora in fase, poverino, si è ripreso da pochissimo, però magari faremo fatica ad aspettarlo. E quindi ci vorrebbe un altro esterno, partendo anche Corsinelli, un altro esterno destro in grado di fare quello che ha fatto oggi Rolando, sarebbe il top. Poi ti ripeto, io non sono uno che vuole gli stravolgimenti. Per me, già anche la squadra di oggi con Maita mi va alla grande. Io sono felice, io sono, cioè spero che la società abbia fatto la squadra per una prospettiva di Serie B. Quindi non so se la Ternana si fermerà. O no, comunque sia, con una squadra costruita così la vedo bene, anche speriamo, voglio fare tutti gli scopi del caso, anche per un playoff
da miglior seconda del girone, quindi da giocare tutto in casa, e sarebbe già una buona cosa. Innanzitutto dobbiamo sperare che il Bari, ecco, come dire, continui sulla falsa riga di questa prestazione, una prestazione che, come abbiamo detto in apertura, ha messo in mostra un buon Bari, sicuramente un buon Bari. Antenucci, che tra l'altro oggi non ha tirato il rigore, Tiziano, ecco, lasciando il passo a Marras, che evidentemente ha calciato molto bene, devo dire. Antenucci evidentemente segnato in un certo senso dal doppio errore recente dal dischetto. Abbiamo ricordato, ricordiamolo, il successo anche della Ternana, che mantiene invariato il distacco di 8 punti in classifica, con gli Umbri a 49 punti, il Bari a 41. Domenica il Bari sarà ospite del Teramo, proprio tra l'altro la società proprietaria del cartellino di Cianci, giusto per restare in tema, e la Ternana sarà impegnata in casa contro la Paganese. Io volevo un attimino, ecco, interrompere il monologo calcistico e farti una domanda, caro Tiziano, perché tu non sei padre. No, sei padre. No. Non ancora, non, ma lo diventerò. Io sono un padre. Tu non sei un padre. Io non lo sono, ma in teoria ce l'ho. In teoria c'ho un figlio che è già bello, no, grande e vaccinato. Quindi. Tu sei un figlio, sicuramente. Tu sei comunque un figlio. Non sei padre, figlio, ma sei sicuramente un figlio. E mi saprai spiegare, dopo questo breve video clip che stiamo per mandare in onda, che cosa vi siete inventati tu e sto figlio, che poi mi devi anche spiegare chi è il padre e chi è il figlio. Papà, ma perché stiamo al buio? Me l'hai pagata la luce? Oh, ma vaffan... Che cos'è? Allora, ricordiamo, innanzitutto Tiziano, nella vita artistica di Tiziano succedono spesso delle cose strane, sicuramente divertenti, in compagnia con Lino De Nicolò, che saluto subito. È inutile nasconderlo. Buonasera, Lino. Ma sei nascosto da solo. Da solo, si auto nascosto. Ma, sì, ma che è quel videoclip? Che cos'è sto padre e figlio? Poi torniamo, torniamo a parlare un po' di Bari. No, guarda, sulla pagina Lino e Tiz, che invito tutti gli amici a seguire, perché comunque parliamo anche del Bari, facciamo delle cose pro Bari, niente, sta per uscire, appena si potrà, perché è ancora tutto in preparazione, faremo... Eccolo, buonasera Lino, buonasera. Ciao ragazzi! Ciao caro! Ma come stai? Col telefono? Allora, in realtà sto col telefono, perché stavo provando a installare queste cuffie da 3 ore Bluetooth, associa, gli accertè proprio, perché alla fine... Lino, ti devo fermare. Innanzitutto, allora, buonasera, benvenuto a Terzo Tempo. A Terzo Tempo solitamente si parla di calcio, quindi prima domanda, hai visto il Bari e che Bari ti è certo, ti è piaciuto questo Bari? Mi sentite? Sì. Ok, allora l'importante è quello. Allora, ho visto un Bari che sì, mi è piaciuto, però devo dire, ma con tutte le potenzialità che abbiamo, questa partita potevamo vincere la 8-1, scusate. Cioè, quello che voglio dire... Quanto sei buono. Vi spiego. Un Bari bello, ha fatto delle bellissime azioni, però io dico, un Maras che il secondo tempo si è svegliato e ha fatto qualcosa, Antenucci, vabbè, come al solito, impeccabile, però mancano sempre, secondo me, c'è inconcludenza, perché la squadra c'è, le idee ci sono, ma concludere, a parte il palo, la sfortuna, però devo essere sincero, Rolando, mi piace proprio assai, è un bel esterno. Finalmente un esterno forte, vero? Oggi ha fatto 4 gol, che vuoi? 8 gol, poverino. Almeno, noi potevamo vincere almeno 8-1. Oh.
Cioè, vabbè, lì, facciamo così, allora, scusate, ragazzi, state calmi. Allora, facciamo così, facciamo, Tiziano, una domanda a Lino un pochettino più pertinente al suo profilo, diciamo così, vai, come sono elegante. Allora, Lino, lasciamo perdere il calcio. Prima ho mandato in onda questa clip, padre e figlio, ma che è sta roba? E volesse sapere pure che cos'è. No, vabbè. è un nuovo format. E, diciamo, io e Tiz puntualmente cambiamo sempre. Siamo un duo comico youtuber che comunque, youtubers adesso si dice, con la classe finale, che praticamente cambiamo sempre prodotto, perché sono prove che si fanno, perché come sai bene Andrea, il web non è la TV, il web comanda, quindi il popolo decide di seguirti o no, perché oggi con il tap scendi e non ti soffermi se una cosa non tira. Quindi diciamo è un format carino, perché alla fine noi abbiamo pensato, perché è sempre, io i luoghi comuni sono una cosa molto importante che rispecchiano un attimino la vita quotidiana di tutti i giorni, quindi abbiamo pensato, siccome dei due tempo fa facciamo una cosa carina, perché noi siamo parodieri, nasciamo come parodieri, ci è venuto in mente di fare questa cosa padre e figlio. Ovviamente da quello che avete percepito dall'audio, io sono il figlio e Tiz fa il papà. Quindi succede. Io non l'avevo capito. In realtà all'inizio ti dice papà, perché hai pagato la luce così colà? Quindi è inutile anticipare nulla, perché comunque è tutto in fase di lavoro. Work in progress. Però ha curiosito questa cosa, devo essere sincero, Andrea, nel senso, a volte non far vedere, ma far vedere qualcosina ti mette la curiosità per dire vabbè, vediamo che cosa accade. Poi ripeto, è sempre, noi siamo umili servitori del pubblico, quindi il pubblico saprà, insomma, apprezzare e no. No, poi tra l'altro ti devo essere sincero, Tiziano, proprio perché ecco questo padre e figlio che siamo curiosi di vedere al più presto, proprio perché è in una fase evidentemente embrionale, Tiziano non voleva quasi che se ne parlasse ancora, invece io ecco ho voluto cogliere la palla al volo. Quando sarà pronto lo ma perché tra l'altro sessantina d'anni penso che Tiziano a 60 anni si sposerà e poi magari 10 anni dopo farà un figlio sulla settantina. Buone prospettive, comunque, no, dire. Magari ad 80 ritorni magari indietro su quei passi e riprendi tutto da capo. Comunque, Tiziano, vuoi aggiungere qualcosa? Che devi aggiungere? Cosa vuoi dire? Aggiungerete voi. No, allora facciamo così, non aggiungiamo nient'altro. Questa era giusto perché io, ed è un giudizio ovviamente personale, trovo molto divertenti le vostre iniziative, quindi quando ho visto questa videoclip mi sono incuriosito e già immagino quella che potrà essere. Allora, l'unica anticipazione che magari posso darti, Andrea, che comunque abbiamo curato il format, è un format molto American style, però in chiave sempre nostra, perché il nostro territorio, noi dove viviamo, io dico sempre, noi dove viviamo a Bari, dobbiamo fare le cose per la nostra città. È inutile fare qualcosa di nazionale, perché comunque alla fine, se devi fare qualcosa di nazionale, devi andare su grandi obiettivi della serie, vai a finire su un programma tipo Italia 1, Canale 5, le varie Netflix, Prime e quant'altro. Quindi diciamo, visto che il nostro target è la città di Bari e la Puglia, cerchiamo di dare quella chiave economica pugliese, però un prodotto totalmente fresco e anche bello da vedere, non è la solita cosa, diciamo. Ma guarda che ti stai assumendo tantissime responsabilità, per quanto riguarda la fotografia potrei dirlo, nel senso che è il mio lavoro, e quindi curerò l'immagine. Poi ripeto, dalla comicità alziamo le mani sempre, è sempre la gente
a dare il parere. Chiaro, chiaro. Siccome a me qualche risata me la strappate, ecco che volevo parlare di questa vostra ultima iniziativa. Posso dare un giudizio del Bari? Vero? Posso dare un giudizio del Bari? Beh, sì. Devi allora, darlo, perché poi torniamo dentro casa nostra, cioè, torniamo a parlare un po' di calcio, dai. Certo, no, devo dire, un Bari che comunque è stato extraoffensivo, ultraoffensivo, come quando si dice a FIFA che si mette l'ultraoffensivo, un Bari che ha reagito subito all'1-1, mi è piaciuto assolutissimamente, comunque fino al 90esimo. Vi dirò, Citro a me piace molto anche come giocatore, cioè ha giocato poco, ma quelle due o tre palle che ha preso non mi dispiace, i piedi sono molto buoni quel giocatore. Secondo me è ancora in, cioè io non sto sentendo la mancanza di Simeri, cioè non so, magari tutti lo hanno peccato Simeri in questa stagione, non l'ho sentita, è vero che ha fatto solo una partita e ha fatto un gol, meno male, ecco, quello sì, però no, ripeto, è un Bari uno che, con la Ternana, sì, è un Bari che non mi dispiace, a parte la Ternana che a Viterbo ha uscito a Veggi una zecca, esa Ternana che non vuole neanche pareggiare, però non pensiamo alla Ternana, pensiamo a noi, e comunque di sicuro è stato un bel Bari, può finalizzare meglio, il mio punto di vista non è una critica, l'importante è portare il risultato a casa assolutissimamente, però è un Bari che dalle potenzialità potrebbe fare molto di più. Mi piacciono i traversoni del Bari, sembrano i traversoni di squadre della Champions League, cioè vedo delle verticalizzazioni. No, è vero, diciamo, ci sono delle verticalizzazioni. Nino, sei troppo generoso, oggi sei troppo generoso. Oggi sì, perché ho visto perché, comunque, Andrea, perché ieri sera abbiamo giocato alla PlayStation, abbiamo fatto il partito, siamo saliti in quarta divisione. E allora sto felice. E allora sta dicendo le cose di ieri che ha visto ieri, ma no. No, vabbè, comunque, ragazzi, io purtroppo vi devo un attimino interrompere, perché abbiamo ancora pochi secondi. Lino ha fatto un'analisi che messa un attimino in ordine è assolutamente condivisibile, cioè è un Bari che comunque, lo diciamo sempre anche con Tiziano e con tutti gli altri ospiti, è un Bari che può fare, per quelle che sono le sue potenzialità, può fare di più, poteva fare di più in tante occasioni dove probabilmente si sono persi dei punti importanti, però Lino, dai, bisogna essere fiduciosi, bisogna essere ottimisti. Io sono contento che non ha battuto il rigore Antenucci questa volta, anche perché Marras ha segnato, non voglio immaginare se Marras avesse sbagliato adesso cosa stavamo però magari faceva il rigore di rovesciata, Marras non serve stato, ma che quello ogni tanto fa le rovesciate, ha fatto già un mezzo pallone, un piccolo pallonetto, un pallonetto un po' riuscito male, è stato fortunato in occasione del suo secondo quel gol a pallonetto, devo essere sincero, cioè, un pallonetto abbastanza nano, quindi. Ecco, dico, fossi stato il portiere, io mi sarei lanciato. Cioè, che cazzo, lanciati con la mano. Dice. No, sono contento. Lanciati, non lo dire. Ok, Lino, ti dico. Vabbè, comunque è chiaro, esplicito come sempre, Lino. Io, Lino, ti ringrazio. No, grazie a voi per tutte le vostre iniziative. Tornaci a trovare la prossima volta. Eccoti, in caso di risultato meno favorevole, ti voglio vedere comunque bello positivo come oggi. È meglio non esserlo sto periodo, va bene? No, in questo periodo no. È meglio essere positivi, perché comunque alla fine è giusto che dobbiamo arrivare in Serie B, questo è l'obiettivo, e quindi è giusto che sia così. Grazie Lino, ci vediamo presto. Ciao Lino. Torniamo un attimo con Tiziano, cerchiamo di fare un po' i seri, Tiziano, perché con Lino, devo essere sincero, siamo andati un po' fuori strada, devo dire. Però vabbè, la simpatia di Lino la conosciamo. Io in chiusura, ecco, ringrazio ovviamente quanti ci hanno seguito, tantissimi anche oggi, tanti commenti, purtroppo ecco, non siamo riusciti a leggerli tutti. Tiziano, dobbiamo ripartire da questa prestazione e da questa mentalità, perché oggi, ecco, il Bari più che altro ha messo in campo una mentalità un po' diversa.
Sì, io è giustissimo quello che dici, infatti mi voglio anche ricollegare a un messaggio che è arrivato di Antonio Galli, che dice: secondo me la società sta dando dei giocatori che remavano contro tipo Dorazio, Cimeri, eccetera, eccetera. Io oggi ho visto una, mi è sembrato più squadra, ed è proprio quello che io ho visto oggi, mi sembrava realmente più squadra, quindi una prestazione di squadra che speriamo che sia il futuro della, delle che andremo a vedere. Me lo auguro già da partita difficile col Teramo, sarebbe bello vedere ancora una squadra e ancora una squadra vincente, magari con anche un passivo netto come quello di oggi, per dare anche più paura, più pressione magari alla Ternana, perché ci sta a vincere 3-4-0, fai spaventare anche le altre concorrenti. Sì, no, è ovvio, anche se io personalmente mi accontenterei più che dei risultati di un certo tipo, come quello di oggi, di prestazioni di un certo tipo, che poi comunque magari anche con un solo gol di scarto possano portare il Bari e a vincere, ma a dimostrare quella forza. Io domenica scorsa ero felicissimo comunque dei tre punti di quell'1-0 preso come l'abbiamo preso, quindi no, su questo non ci può, ecco, no, io sarei più felice se riuscissimo finalmente a mettere insieme l'1-0 alla prestazione, perché quello significherebbe aver fatto quel salto di qualità che manca a questa squadra, una squadra che ha bisogno di questo salto, di questo cambiamento, perché al di là della Ternana, al di là del primato, se dobbiamo lottare, se il Bari deve lottare anche dopo la fine del campionato per andare in Serie B, deve iniziare a cambiare atteggiamento o comunque a proporre prestazioni come quella di oggi, come quella di altre occasioni, con una certa continuità, perché magari domenica vai a giocartela col Teramo e sbagli approccio, sbagli partita, perdi magari punti e torniamo punti a capo. Invece il Bari no, deve continuare su questa strada, ne avrebbe bisogno, ecco, la squadra anche a livello psicologico. Io Tiziano di fiducia, fiducia. Oggi, con la vittoria di oggi la fiducia. La prendiamo e come, certo. Fiducia. Abbiamo avuto altri momenti in cui, ecco, il Bari è stato capace comunque di buone prestazioni, poi è mancata la continuità. Trovasse questa continuità, è una squadra che anche in ottica playoff sarebbe sicuramente una seria candidata, insomma, a fare bene. Io Tiziano ti ringrazio. È stato preziosissimo. Grazie a te, grazie ovviamente a tutti quanti. L'appuntamento con Terzo Tempo e a domenica prossima. Ciao.